Benvenuti ragazzi, nuovo video. Sfrutto questo momento di traffico per parlare un attimo di alcune considerazioni che stavo facendo tra ieri e oggi, guardando un po' i video di YouTube e ripensando anche a Solidity, al progetto che stiamo affrontando, eccetera eccetera. Allora, il pensiero che mi è venuto principalmente è che la difficoltà grossa di far conoscere Solidity, che è un progetto meraviglioso, alle persone è che quando si parla di copy trading, giustamente le persone sono scottate, perché è difficile che una persona riesca a approfondire una cosa quando qualsiasi pubblicità che vediamo in giro è una fregatura, perché fondamentalmente nel 99% dei casi, quando si parla di trading, copy trading, si vedono due o tre cose che sono sempre le stesse, che sono ragazzino con la Lamborghini, eccetera eccetera, quello che ti dice che esiste una nuova app, quello che ti parla di dropshipping, quello che ti parla del nuovo modo per fare 50 euro al giorno, 100 euro al giorno, 1000 euro al giorno, ma alla fine vendono un corso. Quindi la domanda è sempre quella: se uno è così bravo col trading o con un prodotto di qualche tipo, perché deve venderlo? Che è una domanda assolutamente lecita, soprattutto quando si tratta di prodotti che hanno delle percentuali assurde. Quindi se tu mi dici io ho un prodotto con cui riesco a fare il 50% al mese, beh ragazzi, se fate un attimo di due calcoli col compound, se io metto 1000 euro e faccio 500 euro al mese, il mese dopo 1500, e faccio 750 e il mese dopo 2250, insomma in un anno si diventa milionari, così in due anni, tre anni, quello che sia. Poi c'è tutta l'altra sponda, che è la sponda del Warren Buffett, no, l'investimento sicuro, perché tutto il resto è fuffa. Gli unici investimenti sicuri sono prendere i soldi e metterli lì, perché tra 30 o 40 anni sarai milionario, che è probabile. Però se voi ci fate caso, tutte le persone online sono veramente brave, faccio qualche esempio: Marcello Ascani, Riccardo Zanetti, tutte persone che parlano di investimenti, che hanno una bellissima gestione oculata degli investimenti, dopo uno o due anni li vedi che consigliano di mettere i soldi al 3, 4, 5% all'anno negli indici, nell'indice World, nell'S&P 500, su Trade Republic perché ti dà il 4%, 3,75% all'anno senza interessi, eccetera eccetera. Però poi vai a vedere, il loro patrimonio è 500.000, 1 milione, 1 milione e mezzo, 2 milioni, che non hanno fatto mettendo 100 euro, 200 euro, 300 euro sull'S&P 500, ok? Quindi dove sta? E attenzione, non sto dicendo che loro freghino le persone, cioè è giusto, se tu hai un milione e lo metti all'8% all'anno, sono 80.000 euro all'anno, ok, va bene. Se lo metti uno all'8%, uno al 10, uno al 5, diversifichi e ti fai i tuoi soldi. Ma a meno che non hai un arco di tempo di 20 o 30 anni e quindi sei giovane, non è l'investimento che ti cambia la vita. Magari ti fa arrivare la pensione col milione e va benissimo, perché piuttosto che arrivarci senza una lira. Però qual è il discorso? Che se noi, io mi sono posto personalmente l'obiettivo di svoltare, tra virgolette. Per me svoltare vuol dire semplicemente guadagnare delle cifre che vanno dai 5.000 euro in su al mese, perché ho uno stile di vita che è sempre stato sotto quella cifra lì, no? Quindi se incomincio a guadagnare 5 o 10.000 euro al mese dagli investimenti, poi diventa tutto più facile, perché se ho la bravura di mantenere lo stile di vita uguale a prima, allora ho un buffer economico, quindi una quantità di soldi da continuare a investire molto alta, che sì, poi mi può far arrivare magari a pian piano, dopo 6 mesi, a 20.000 euro al mese, dopo un anno a 30, ne metto sempre 5, 10, 20 al mese sull'S&P 500, su Trade Republic, e faccio le mie percentuali, ok? Quindi lasciamo stare un attimo la fuffa, perché chiunque avesse un copy trading che ti fa il 10, 20, 30, 40% al mese non avrebbe bisogno di venderlo, basterebbero poche cifre per fare tanti tanti soldi. Chi è giovanissimo e guadagna bene e ha 100, 200, 300, 500 euro al mese da mettere sull'S&P 500, ha senso che inizi a farlo. Chi come me ha 47 anni, 30, 40, 50 e vorrebbe cambiare vita, secondo me deve fare come fanno questi ragazzi qua. Cioè loro sì, mettono delle grosse cifre su investimenti a bassissimo rischio, con uno storico comprovato di decenni, se non alcuni di un secolo e passa, e si fanno le loro percentuali, però fanno un sacco di cose. Per esempio uno Zanetti o uno Ascani, i soldi per quel milione lì
ce lo fanno vedere come se lo sono trovato, come se lo sono, si sono procurati con YouTube, con le commissioni derivate dall'affiliazione dei vari exchange, banche online, eccetera eccetera. Quindi loro sono super proattivi, nel momento in cui arrivano delle cifre alte le investono a bassissimo rischio. Ora, quello che abbiamo trovato noi qui è un prodotto che è Solidity, che non c'è da nessuna parte, non c'è. Cioè, se tu domani investi 500 euro in Solidity, entri nella mia community e chiedi e parli, tra sei mesi avrai lo stesso stupore che abbiamo noi. Dirai, c'è un prodotto che ha un rischio, chiaramente c'è il rischio, però molto molto contenuto, che ha una gestione del patrimonio con uno stop loss, che dà il 2-3% al mese, quindi non cifre assurde, ma neanche cifre nulle come quelle della banca che poi ti vincola i soldi per anni, gestito da un ragazzo che è bravo, un'etica di lavoro della Madonna, in gamba, che studia, che porta avanti, che sta creando un ecosistema, che gestisce fondi, gestisce milioni e che ti dà la possibilità di guadagnare anche promuovendo questo prodotto. E questo è il... Oh, non vi garantisco che duri per sempre, lo dice lo stesso Luigi, ne abbiamo parlato l'altro giorno insieme. E noi ci lavoriamo per far durare questo prodotto il più possibile, per fare le cose fatte bene, eccetera, eccetera, per migliorarlo, per diversificare, per abbassare il rischio. Però è sempre un investimento. Però ci dà la possibilità di fare quello che fanno questi ragazzi qua, che a 20 anni dedicano tutta la vita a YouTube, quindi a fare tanti soldi dalle visualizzazioni e poi si spostano a Dubai, fanno imprenditoria varia. Ma io che ho già il mio lavoro e che non me la sento di cambiare tutta la mia vita per provare, un attimo, ho fatto un danno, per provare a, eccomi qua, per provare a sfondare su YouTube, ho l'opportunità di fare quello che fanno loro, quindi di immagazzinare profitti dal prodotto. Però se mi dai il 2-3% al mese, io posso fare tutte e due le cose, posso fare un piano di accumulo investendo, che ne so, 1000 euro e poi metto 100 euro al mese, così riesco a fare un bel compound bello rapido. Però posso anche promuovere. Quindi, come dicevamo l'altro giorno in call, e un ragazzo mi chiedeva qual è la strategia, secondo me, dopo che l'ho provato per un anno, più tranquilla, meno rischiosa su Solidity. Per me la strategia meno rischiosa su Solidity è investire in Solidity e promuoverlo, perché abbassi il rischio ancora di più. Oltre ad avere già un rischio basso, hai anche la possibilità di avere un'entrata extra, perché il prodotto è molto valido, è molto bello e può promuoverlo chiunque in qualsiasi momento. Però riesci a aumentare il tuo piano di accumulo in maniera forte e riesci anche a abbassare il grado di rischio, perché un po' di soldi delle commissioni te li metti via e poi un po' ne metti nel tuo prodotto, quindi riesci a arrivare a delle cifre alte, dove il 3%, se tu, ne so, riesci a mettere 100.000 euro lì dentro, il 3% sono 3.000 euro. Comincia a diventare interessante, ok? 3.000 euro al mese, soprattutto con l'effetto compound, soprattutto se riesci a continuare a metterci dentro altri soldi. Quindi il mio ragionamento si chiude così, col traffico che è finito, e vi dico che vi invito a approfondire questo progetto, perché approfondire Solidity è un'opportunità veramente incredibile. Chiunque volesse approfondire deve solo provare. Non c'è bisogno di essere, di convincersi prima, perché ci sono tutti i dati, c'è tutto, ma provare col minimo 500 euro, che mettono a rischio solo un terzo, perché c'è lo stop loss al 30%, vi farà capire dopo mesi di che cosa si tratta. E lì potete incominciare ad aggiungere soldi, a fare promozione, a parlarne alle persone, ok? Noi stiamo lavorando con banche, con fondi di investimento, con aziende che mettono centinaia di migliaia di euro in questo prodotto. Ragazzi, se un'azienda mette 1 milione dentro un prodotto del genere, un'azienda, quindi col conto aziendale, quindi con rischi aziendali, una, due, tre, ce ne sono varie, di aziende che conosco personalmente che hanno investito milioni in questo progetto, vi assicuro che 500 euro sono gestibilissimi.